fare dei ringraziamenti di rito, però ci sono delle cose che sono dovute, perché questa avventura della rivisitazione dell'opera di Susini attraverso il lavoro di Aurelio Nembra, che è un grandissimo storico della scultura, non sarebbe venuta fuori, non sarebbe forse neanche nata se non ci fosse stato veramente il contributo di Pasquale Minonna, di tutto il gruppo della Specola, del direttore della Specola, Tommaso Artesi. E poi la forma che il libro ha avuto, soprattutto per quanto riguarda i contributi culturali, teorici, testi, non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di Alessandro Pio, dedito assoluto. La cosa più divertente è che noi ci siamo incontrati per la prima volta questa mattina. Io non l'avevo mai visto in faccia, non sapevo che faccia avesse, abbiamo solo parlato per telefono e per mail, ci siamo scambiati, abbiamo discusso tutto. Però in verità non avevo la minima idea di che faccia avesse, però lui mi ha introdotto ad una serie di persone, tra cui ovviamente Eleanor Crook, che ha dato un contributo straordinario nel libro, descrivendo e interpretando la tecnica di Susini in una maniera secondo me unica, almeno per quanto riguarda le cose che io ho letto, non ho trovato un equivalente ricchezza di particolari e di interpretazioni anche originali, poi Roberta Valestero naturalmente e altri anatomici che conoscevo, ma che hanno deciso di partecipare anche perché il libro aveva, diciamo, una paternità e un riconoscimento attraverso la figura di Alessandro Olivano. Io però non vorrei parlare solo di questo libro, anche perché di Susini si parlerà tantissimo oggi, vorrei parlarvi della nostra idea di arte medicina, come stiamo cercando di dare un piccolo contributo simbolico ad un processo di umanizzazione degli ospedali attraverso l'arte. Ho lavorato ormai su 20 anni, quando ero consultant a Londra in chirurgia toracica a Brompton, avevo anche un appointment al Chelsea Westminster, e era dal 94, quindi era appena stato costruito questo nuovo ospedale. Il Chelsea, nel centro di Londra, era nato dalla fusione di 5 vecchi ospedali che erano stati distrutti e era ricostruito un ospedale nuovo con un'idea completamente diversa, un ospedale che avesse l'aspetto, qualcosa di a metà fra un grande centro commerciale e un grande museo di arte moderna. E in effetti è un museo di arte moderna, che dà spazio ad una serie di installazioni permanenti enormi e anche installazioni temporanee di giovani artisti. Io lavoravo lì, peraltro mi occupavo anche del reparto di malati di AIDS, che era il più grosso a Roma, e facevo anche la chirurgia di malati AIDS. Non era propriamente una cosa divertentissima, però il Chelsea per me è rimasto un esempio straordinario di arte viva dentro un ospedale come quello di Londra. In realtà, se noi guardiamo indietro la storia italiana, ci sono degli esempi straordinari, no? A me piace molto parlare dell'ospedale Santa Maria della Scala di Siena, perché è forse l'ospedale che ha vissuto di più il mondo, perché è stato costruito alla fine dell'inizio del 1000 ed è durato in attività fino al 1995, quasi 1000 anni di storia come ospedale attivo, cioè dedicato alla cura dei malati. Bene, a metà della sua storia, alla fine della metà del 400, viene dato commissione a Domenico Di Bartolo di fare questa serie di affreschi meravigliosi sulla cura degli infermi, l'accoglienza e l'accoglienza dei poveri, e questi erano esattamente nella grande sala dove venivano ricoverati i malati. I malati guardavano in alto e vedevano il cielo del pellegrinaggio, che è questo, che è una cosa meravigliosa dal punto di vista artistico. Questo era quello che loro vedevano. Stiamo parlando della metà del 400. E questo ospedale ha continuato, il pellegrinaggio ha continuato a ospitare malati fino alla fine degli anni 90. Beh, c'è un altro esempio che a me piace tantissimo, il lavoro che ha fatto Ettore Spalletti in un ospedale francese, in cui ha riconvertito l'obitorio. L'obitorio credo che sia il posto più tremendo di un ospedale, il simbolo del fallimento della medicina, il disastro totale. Spalletti ha fatto un'operazione trasformando l'obitorio in quella che lui chiama salle del departo, sala delle partenze, che è straordinario dal punto di vista artistico, simbolico, l'uso dei colori
tra l'altro separando il problema dell'area per gli adulti e quella dei bambini, quindi facendo uno spazio apposta per la partenza dei piccoli, ed è secondo me un intervento meraviglioso di modificazione di un ospedale. Il primo lavoro che abbiamo fatto noi è stato questo lavoro fatto insieme a Giuseppe Daniele, uno scultore amico, in cui abbiamo chiesto a 23 artisti della fotografia di raccontare 33 storie di malattia. Non erano storie di malattia normale, erano tutti i pazienti che avevano avuto una sentenza di morte, cioè che erano stati detto non c'è niente da fare, morirai, sono di tempo, e che poi in realtà sono andati bene, con delle storie molto complesse. Ora, le foto di questo lavoro, che sono molto interessanti, il lavoro che abbiamo da stirare, sono poi entrate dentro l'ospedale, fanno parte del luogo di cura, cioè ogni malato ha di fronte a sé la storia di una persona che per certi versi un po' lo rappresenta, ma abbiamo anche chiesto a malati che sono artisti dare il loro contributo. Questo è un artista giapponese che però viene da 30 anni, che è stato operato più volte da noi e che ha realizzato questa installazione nella sala grande degli ambulatori dell'istituto facendo volare queste tele. Ecco. Un altro lavoro che abbiamo fatto è un libro pubblicato l'anno scorso, nel 2013, sulle storie dei bambini col cancro, un argomento molto pesante, molto difficile, di cui la gente non vuole più parlare, perché, insomma, il cancro nel bambino è una cosa, è una tragedia nella tragedia. Bene, le storie di questi bambini sono state raccontate questa volta da un unico artista che è Enzo Cei, e anche queste sono diventate parte della vita dell'istituto. Quindi nel reparto di pediatria oggi ci sono queste immagini e anche in altri reparti, e è una sorta di riappropriazione dello spazio da parte di artisti che però fanno qualcosa che ha a che fare con la vita dell'ospedale, non è un innesto improprio come l'appiccicare ai muri delle stampe, è qualcosa che è intrinseco al lavoro della cura. E quindi più vero secondo me. Come nasce la cera l'idea delle cere vive? Nasce perché io sono stato invitato nel 2008 a parlare qui a Cagliari nel pomeriggio ero libero, allora dove si può andare? Andare al Museo di Arte Moderna, la Galleria di Arte Moderna sul Castello, che non avevo mai visto, dove peraltro c'è una bellissima collezione di boccioli, forse che lo sa, mi piace. E mentre dopo aver visto la Galleria dei Medici non c'è anche un museo delle cere, io praticamente sono rimasto a sconvolto, un museo delle cere a Cagliari, ignoravo completamente l'esistenza. Quindi sono andato a vedere il museo delle cere, ho visto questo il modo, anche questo allestito, che è sicuramente molto bello, un allestimento, e poi il libro di Alessandro Riva, che era affascinante non solo nella copertina ma anche nel modo. Quindi lì è un po' nata l'idea di fare qualche cosa sulle cere della Speccola invece di Firenze, lavorando con Aurelio. Conoscevo Amendola perché era uno degli artisti che aveva lavorato al mio primo libro, e quindi gli ho proposto questo. Perché Aurelio? Perché Amendola? Perché Amendola ha la capacità di raccontare il marmo in una maniera straordinaria, cioè di far vivere le sue statue e di far vedere la gente quello che non vede. Per esempio, penso tutti noi abbiamo visto il Davide tante volte, però quello che Aurelio riesce a tirare fuori dalla statua di Michelangelo è qualcosa che noi non abbiamo mai visto, ma pur avendolo visto 100 volte. Ecco, ci siamo chiesti, è possibile fare rivedere qualcosa di diverso anche dai preparati anatomici? Così è nato l'idea di far interpretare a Aurelio Amendola la cera della Speccola. E dal mio punto di vista, non so cosa ne pensate voi, ma dal mio punto di vista l'operazione è riuscita, nel senso di una interpretazione originale, artistica, di un lavoro che è stato letto, riletto, fotografato, descritto ovviamente centinaia di volte. Poi voi vedrete il libro e mi direte cosa ne pensate. Secondo me è un'interpretazione originale, sia dal punto di vista del modo, qui Aurelio usa la luce, perché il modo in cui usa la luce è assolutamente diverso da tutti gli altri, sia anche del modo di raccontare. Però
C'è un'altra parte del libro che a me piace, che è quella di dell'attualità di Clemente Susini. Per chi fa questo mestiere, Clemente Susini è un personaggio che ha questa doppia valenza, dell'artista straordinario, con una capacità manuale straordinaria, però anche di qualcuno che è in grado di insegnare l'anatomia. Purtroppo io ho chiesto, negli ultimi 20 anni, ho chiesto a quasi tutti i studenti giovani che venivano a imparare chirurgia se avessero mai sentito il nome di Clemente Susini, e non c'è mai stato nessuno che mi abbia detto sì, so chi è. Poi purtroppo ho anche chiesto se erano mai stati una volta alla Specola, e devo dire che nessuno è mai stato alla Specola, nessuno che abbia... E trovo una cosa abbastanza straordinaria che uno riesca a fare 6 anni di medicina e poi dedicarsi alla chirurgia senza avere la minima idea di che cosa sono le cellule anatomiche. Se poi uno gli chiede se hanno mai visto una dissezione anatomica, la risposta è la stessa dei precedenti. Quindi il dramma è che oggi chi fa chirurgia in Italia arriva al paziente, cioè al tavolo operatorio, senza avere mai fatto l'anatomia secondo i criteri dello studio e della pratica anatomica, che sono considerati essenziali in molti paesi del mondo, purtroppo non nella maggior parte delle università italiane. Quindi c'era anche un po' l'idea o provocazione di riportare alla luce di chi vuole fare anatomia, perché fa chirurgia, questo tipo di esperienza. Io credo che Susini abbia un valore attuale, perché alcune delle sue rappresentazioni sono anatomicamente molto informative, specialmente per chi fa il chirurgo. Noi ci siamo formati attraverso testi di chirurgia, di anatomia topografica, come il testù, che purtroppo anche questo molti studenti non leggono, però se uno confronta il testù con le preparazioni anatomiche del Susini, beh, trova delle cose nel professor che sono molto più informative, più dirette, e dal mio punto di vista, cioè di chi fa la chirurgia, questo è un contributo straordinario di riflessione. È vero che noi abbiamo una risonanza magnetica oggi che ci permette di lavorare sui molli, sui nervi, con grandissima accuratezza, anche con le costruzioni tridimensionali, però questa non è in grado di sostituire i dettagli, i particolari tridimensionali dell'anatomia, così come la racconta Susini. Il computer oggi, la TAC, ci dà sicuramente l'alta definizione, ci permette di ricostruire, in questo caso, da una TAC del torace, ricostruire l'albero bronchiale con tutte le sue dilamazioni. Noi usiamo questa cosa per fare chirurgia, però questo non è confrontabile con il livello di anatomia macroscopica che troviamo nei lavori del Susini. Ecco, questa è una zona anatomica importantissima per chi faccia il chirurgo, sia che faccia il chirurgo, il cardiochirurgo, il chirurgo toracico come me. Ci sono una serie di nervi che noi cerchiamo di rispettare, la cui variazione anatomica tra un paziente e l'altro è a volte molto, molto complessa in un concetto di preservazione d'organo. Ebbene, io trovo che queste preparazioni anatomiche siano straordinarie dal punto di vista della formazione di un chirurgo. Ne ha già parlato Alessandro Riva, il diaframma è un muscolo straordinario, noi abbiamo la problematica di conservarlo ma spesso di ricostruirlo, e quindi anche in questo senso, questa è una bellissima collaborazione ovviamente dalla colonna allo iato esofageo ai vasi, è una straordinaria preparazione e uno straordinario contributo a chi deve affrontare dal punto di vista chirurgico la problematica del diaframma. Lo stesso vale per i muscoli della parete toracica, questo è il trapezio, il muscolo posteriore. Noi oggi abbiamo tutta una serie di tecniche di conservazione muscolare per cercare di accedere al torace da tutti i punti, e conservando sia dal punto di vista muscolare che nervoso la funzione dei muscoli maggiori del torace. Ecco, anche qui il contributo del Susini è formidabile. La sua rappresentazione del pericardio
è straordinaria sia dal punto di vista vascolare che dal punto di vista nervoso, e questo è qualcosa con cui noi abbiamo spesso a che fare, ripeto, anche dal punto di vista riproduttivo. Il rapporto fra muscoli e nervi sull'avambraccio è descritto in una maniera che nessun studente può pensare di raggiungere con preparazioni anatomiche che ormai purtroppo non si fanno più. E anche nella chirurgia ricostruttiva, ecco, a me voglio farvi due o tre esempi di cosa intendiamo noi oggi per chirurgia moderna. La chirurgia moderna oggi è essenzialmente ricostruzione, perché la chirurgia demolitiva è il passato, noi oggi siamo in una dimensione in cui la qualità della vita del paziente è essenziale, la ricostruzione è essenziale. Questa è una giovane donna rumena di 26 anni che si presentava con una recidiva di un sarcoma della parete toracica, voi vedete già operati in Romania in maniera incompleta, con un'enorme recidiva che interessava tutti i compartimenti, dal compartimento osso, vascolare, nervoso, complesso, eccetera. In questi casi il chirurgo oggi deve resecare e ricostruire la colonna vertebrale, deve resecare e ricostruire le vie venose, in questo caso la vena cava superiore, la via arteriosa, questa è l'arteria succlavia, sono doppia protesi, arteria succlavia e vena, e ricostruzione della colonna, dopodiché bisogna ricostruire la parete, perché la cassa deve essere reintegrata. Ecco, in questo tipo di chirurgia ricostruttiva il lavoro di Susini, secondo me, è uno stimolo. Da anni stiamo lavorando al discorso del torace artificiale, siamo partiti dall'anatomia dello scheletro umano per arrivare ai calchi e poi dopo ai modelli di metallo che permettessero di rimodellare la cassa toracica, e questa fase, direi, che ci ha preso quasi 10 anni, conclusa, abbiamo dimostrato che è possibile ricostruire in parte, in toto, la parete toracica insieme alla colonna vertebrale, e che questo si può fare con una preservazione della funzione respiratoria e della funzione cardiaca assolutamente soddisfacente. Come vedete, questa era quasi un terzo anteriore del torace in toto con tutto lo sterno, e questo paziente è in grado di respirare, la sua funzione cardiaca è preservata, la funzione del diaframma anche. Siamo arrivati a poter eliminare completamente, totalmente l'emitorace insieme al polmone, insieme al diaframma. Questo è il caso ovviamente in cui è necessario, è l'unica possibilità di salvare il paziente. E voi vedete la ricostruzione della parete toracica minima dal lato operato, che è il sinistro, minima in maniera molto soddisfacente la parete toracica contro laterale. Il nostro prossimo futuro questo, cioè la possibilità di sostituire interamente il torace, anche su entrambi i lati, come protesi che sono derivate dal modello umano, ma che sono diciamo migliorate dal punto di vista antropometrico ed ergonomico per avere la massima compatibilità. Noi oggi rivestiamo queste protesi come il tessuto adiposo autologo del paziente, che viene prelevato da altre parti del corpo e viene usato per permeare la protesi in modo da aumentare la biocompatibilità ad un livello che assolutamente non era pensabile. Quindi a me piace il Susini, perché mi piace pensare che la chirurgia di oggi sia una chirurgia di ricostruzione, che bisogna inventarsi gli organi a parte, e che lui abbia dimostrato che si può ricostruire il corpo in una maniera straordinaria a partire da quello che è disponibile come materiale umano. Questo tipo di esperienze è raccolta in un sito al quale, se volete, potete accedere e lasciare anche i vostri contributi e commenti. L'obiettivo è di dare un contributo all'organizzazione degli ospedali, al dibattito che è quello che la medicina non è soltanto tecnica, ma è anche cultura, storia, umanesimo, e che la partecipazione al problema di chi soffre è anche partecipare a
al suo problema esistenziale, quindi migliorare, ridurre tutta la sofferenza inutile, anche quella che gli ospedali fatti, costruiti in una maniera disumana, generano in chi ne viene ad essere parte come un prigioniero. Ecco, noi vorremmo dare un piccolo contributo per fare degli ospedali che assomigliano di più alla Santa Maria della Scala e al Pellegrinaggio di Nicola, piuttosto che ai lager che vediamo molto spesso costruiti negli ultimi 20-30 anni. Grazie.